Una settimana pazzesca, il campionato mondiale di trail running che si chiama UTMB a Chamonix, più di 10.000 partecipanti, più di 100 nazioni che hanno voluto partecipare a questo evento. Ecco comunque quello che ho capito di questa gara, ma per capirlo partiamo come al solito dall'inizio. Ecco comunque le 10 cose che ho capito di queste 7 gare, partendo dal fatto che non sempre nella gara principale vince il favorito. Disclosure, nessuna azienda mi ha sponsorizzato per l'evento di Chamonix, che invece è stato pagato e finanziato dal sottoscritto. Ovviamente ritengo che al campionato mondiale del trail running sia importante capire come sta evolvendo il mercato e quindi back to Chamonix. Manca un'ora all'arrivo dei primi partecipanti dell'UTMB, siamo a Chamonix e effettivamente l'atmosfera è frizzantina, ma nel senso che c'è un po' di vento, ma al tempo stesso fa un caldo pazzesco e di fatto, confrontando l'edizione dell'anno scorso, abbiamo notato che in questo caso stanno correndo leggermente più lentamente. È poi successo che Jim Wansley, che ha vinto l'anno scorso, si è ritirato a Courmayeur. Sembra che ci sia un outsider che sta vincendo e non sappiamo nemmeno con che scarpe corre. Comunque siamo a un chilometro dall'arrivo e tra poco filmeremo tutti i partecipanti della gara, poi ovviamente faremo una serie. Uno dei paradossi di questa edizione è che il numero di partecipanti internazionali è aumentato, ma al tempo stesso c'è meno gente interessata a vedere l'arrivo dei primi, mentre l'anno scorso al tennis era pienissimo, quindi ho fatto veramente fatica a filmare tutti i partecipanti, mentre effettivamente sempre più gente corre questa gara, non soltanto sui 176 km dell'edizione principale, ma anche sulle altre competizioni. E però assolutamente ho visto che il livello è leggermente sceso, soprattutto sui partecipanti podisti amatori. L'ultimo chilometro di questa gara è assolutamente piacevole, i podisti corrono in maniera molto rilassata, sapendo che effettivamente manca davvero pochissimo. C'è tantissima gente, ripeto, rispetto all'anno scorso forse di meno, ma credo che da qui si possa filmare e capire al meglio che scarpe questi podisti utilizzano. Da non addetto ai lavori, ho visto che Vincent è riuscito a fare qualcosa di unico correndo in un'edizione che nella parte finale aveva un caldo clamoroso, la canicule dicono i francesi, sopra i 30 gradi, ma a un chilometro dall'arrivo era davvero molto fresco e ha utilizzato sicuramente delle oca che probabilmente ha progettato pure lui, essendo un ingegnere dell'azienda americana francese. È appena passato il vincitore, ovviamente il secondo è quasi a 40 minuti, Vincent Brouillard, che utilizzava delle Oka Technon X3, quindi le stesse che in teoria ha utilizzato Jim Wansley, che poi alla fine si è fermato a Courmayeur, correva in maniera davvero molto agile, secondo me ha dato un distacco colossale al secondo e effettivamente questa scarpa gli ha permesso di correre in maniera molto molto agile. Mi è piaciuto tantissimo, però il pubblico lo ha incitato, ma non così tanto come invece era successo negli anni scorsi con Jim e soprattutto con Kilian Hornet, che vinse 2 anni fa. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più è che il livello internazionale è cresciuto significativamente, al punto tale che soltanto guardando un campione significativo sia del podio sia di quelli che sono arrivati dopo 24 ore,
abbiamo notato la presenza di tutti i 5 continenti e la cosa è sicuramente vantaggiosa, anche se secondo alcuni il numero di persone italiane è diminuito, però questo ovviamente lo può dire soltanto la statistica. Uno degli aspetti significativi che ho notato analizzando la pancia del gruppo, quali scarpe utilizzassero quelli che erano arrivati dopo 24 ore nella gara della CCC, che comunque è il campionato mondiale dei 100 km, molti, almeno il 30%, vestivano scarpe Oca, che ovviamente è il main sponsor della manifestazione e di conseguenza si va senza rischiare nulla, anche perché questa scarpa è assolutamente confortevole. A giudicare poi dalle prime due del podio della CCC non è solo importante quale scarpa utilizzare in gara, ma soprattutto quale ciabatta mostrare e utilizzare post gara, perché in questo caso potrebbero esserci dei problemi a livello di unghie dei piedi, tutto mostrato grazie al teleobiettivo della Nikon. Ovviamente, scusate il dettaglio anatomico, ma vi mostro anche come sono andati in gara. Un altro aspetto davvero rilevante, evidenziato dai nostri amici di Runpack francesi, è che in questa gara sono utilizzati tantissimi prototipi che chiaramente vengono introdotti sul mercato, magari l'anno successivo, poi ovviamente soltanto se correte davvero velocemente queste scarpe possono esservi utili, ma la cosa più importante è la vostra meta. Interessante notare che la tecnologia sta sempre prendendo più piede in questo sport, non soltanto a livello di GPS, ma anche a livello di idratazione. Ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare con i tecnici Camelback, che mi hanno spiegato che effettivamente con i nuovi zaini hanno la possibilità di tracciare e in sicurezza gestire al meglio il posizionamento del podista amatore, soprattutto nel caso in cui voglia svolgere un allenamento da solo in montagna. Sicurezza prima di tutto, perché i podisti amatori si stanno avvicinando a questo fantastico mondo, ma in montagna non è esattamente come correre in strada. La scelta dei prodotti da utilizzare è diventata sempre più complessa. C'erano secondo me almeno 15 aziende che avrei utilizzato come scarpe per correre da non sponsor athlete, e poi assolutamente 10 integratori, una serie infinita di magliette e perché no anche di vestiti, e quindi in questo caso vale il paradosso della scelta, che significa cambiare le scarpe meno frequentemente perché non si sa quale scegliere, soprattutto prendere quelle dell'anno precedente, e nel caso in cui invece la scelta sia ben definita andare sul sicuro, e in questo caso ovviamente Oca.
Ho notato poi, e questo credo che sia un bene, che sia aumentato il numero di partecipanti, sia diminuito invece, e questo è un altro paradosso, l'interesse per la gara stessa, al punto tale che mi è stato chiesto chi partecipava, chi vinceva, e i primi tre erano assolutamente dei perfetti sconosciuti, anche se hanno fatto una performance mostra utilizzando non necessariamente le scarpe che avremmo pensato avessero utilizzato. E nella gara maschile il podio è andato a Hoka, Nike e Kailas, che è un'azienda cinese presente sul mercato trail. Nelle scarpe il duopolio maschile Hoka Salomon si è un po' spezzato rispetto a 2 anni fa, e in effetti ora ci sono sicuramente più scarpe competitive, e quindi abbiamo visto arrivare una pletora di persone con scarpe tutte diverse. A livello femminile invece il duopolio c'è ed esiste ancora, e in questo caso stiamo parlando di Adidas e di Salomon, ma la persona con l'eleganza, oltretutto vincitrice della gara stessa, è Kathy Scheid, che ha utilizzato North Face, sempre la più bella da vedere. E ho amato il suo modo di correre e di festeggiare all'arrivo. Tra l'altro uno dei prototipi che ho visto è quello di On Running con Arthur Jouyot Bouillon, che è arrivato sesto con una scarpa bianca assolutamente infangata. Need a yeehaw, you know how yeehaw. Here for one night and we just wanna party in a fast. La conclusione dei miei 4 giorni a Chamonix è che la scarpa conta assolutamente di meno nel trail running rispetto all'atleta che la utilizza e soprattutto alla sua mente. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni vi racconterò ulteriori storie di atletica, e ora vado a dar da bere al coniglio. Ciao, alla prossima!